derby d'Italia a San Siro. È il 25 ottobre 1987. Inter e Juve di nuovo di fronte per una sfida che nessuno vuole perdere. Trafattoni conosce bene la sua ex squadra, muove la torre e il gioco è fatto. Era sempre una grandissima emozione giocare a San Siro, perché penso che sia uno degli stadi più belli al mondo. Contro l'Inter erano sempre delle bellissime partite. Questa partita qua ci segnò un gran gol Serena, che è il giocatore che un po' ha giocato in tutte le squadre più importanti. Già, Serena, la difesa bianconera ammira il suo stacco di testa. Quest'anno però il giovanotto Giramondo gioca nell'Inter. Nei primi anni, dove lui era comunque protagonista nelle file dell'Inter, la primavera dell'Inter, dove ha avuto l'occasione poi di affacciarsi un po' alla prima squadra, era un giocatore sicuramente di grandi capacità fisiche, ma mancava un po' dal punto di vista della precisione e un po' dal punto di vista tecnico. Negli ultimi anni, oltre alla forza, ha abbinato capacità tecnica, capacità coordinativa, capacità di realizzazione. È diventato capocannoniere del nostro campionato, dunque un giocatore che si è completato nel tempo, ma che è diventato sicuramente un attaccante di grande spessore. Intanto cosa vanno a inventare Panna e Serena, cioè due ex juventini? Uno scherzo così. Dopo il gol, Serena va ad abbracciare Malgioglio. A fine gara chiarirà il mistero. Ci eravamo caricati a vicenda, quindi con Malgioglio c'era un conto aperto tra noi due. Che senso, così t'ha garantito che avresti fatto gol tra incontrati? Sì, da uno scherzone, avevamo anche provato qualcosa in allenamento di lui. Era una cosa tra me e lui, insomma. Tacconi non lo sapeva più? No. Io Serena l'ho avuto da avversario, mi ha fatto sempre gol di testa, mi ha fatto sempre gol, non dico che era la mia bestia nera, però sono sempre averlo meglio sempre come compagno che come avversario. Mi ricordo in allenamento si fermava spesso durante appunto il finale d'allenamento per migliorarsi appunto su queste palle dal fondo, su queste capacità di concludere a volo. Su queste capacità nell'uno contro uno col portiere di piazzare la palla, dove magari mancava un po' di freddezza, mancava un po' di precisione. E qui vediamo una prodezza atletica di Aldo Serena, che usava la testa meglio del piede. Qui Serena sale sul grattacielo, come si dice in gergo, va altissimo, stacca su brio, lo brucia e mette la palla nell'angolino dove Tacconi non può arrivare. Serena è un giocatore che caratteristiche abbastanza, una punta centrale anche lui, però più che altro lui usava, era molto bravo di testa, giocatore che si creava lo spazio per andare sempre a concludere di testa, e di gol ne ha fatti tanti.